Dopo essermi occupato delle stampe delle cover Marvel legate al numero, torno a parlare del Topolino 3535 grazie alla storia di apertura, la modalità random appartenente alla serie L'ora del terrore di Lord Eightquack. Il motivo è che la storia di Marco Nucci e Stefano Intini è una trama non molto simile di Mickey attraverso i secoli di Dubs e Fabrizio Petrossi, uscita nel luglio 2021 in Italia, all'interno della serie di cartonati che portano nel nostro paese le storie prodotte da grandi autori dalla Glénat. In particolare, mentre la storia francese, come è anche esplicito nel titolo, si riferisce a una omonima serie di storie, anch'esse di produzione francese, in cui Topolino viaggia appunto attraverso i secoli, la storia di Nucci e Intini pone le sue radici all'interno della serie della Macchina del Tempo, quella ideata da Petsin, Sarda e De Vita. In entrambi i casi abbiamo però dei salti nel tempo piuttosto randomici, incluso un passaggio nella preistoria. Mentre però in Dubs e Petrossi la macchina del tempo è stata costruita da due scienziati un po' fuori di testa che ricordano nelle sembianze due dei tre scienziati pazzi di una mitica storia di Floyd Gottfredson, in quella di Nucci e Intini stiamo effettivamente parlando della macchina del tempo a noi più usuale, che purtroppo per i quattro protagonisti della storia entra nella cosiddetta modalità random, una modalità che viene attivata soltanto quando viene eseguita la manutenzione annuale. Durante questa modalità i dintorni della macchina del tempo vengono spediti in varie epoche a caso. In questo caso, quindi, il passaggio da un'epoca all'altra è gestito direttamente dalla macchina del tempo senza alcun controllo esterno, mentre per quel che riguarda Mickey, attraverso i secoli, il cambio di epoca è causato da un colpo in testa a Topolino. L'ultima grande differenza tra le due storie è che in quella francese Topolino alla fine riesce a tornare alla sua epoca, mentre in quella italiana, proprio come in una perfetta storia della mitica ai confini della realtà, Topolino, Pippo e Basettoni, che stanno inseguendo Macchia Nera, si ritrovano chiusi all'interno di un loop temporale da cui non si sa se riusciranno a uscire oppure no. E per certi versi sta proprio qui il divertimento della storia di apertura e, perché no, anche di tutta la serie, che più che essere appunto un'ora del terrore sembra la versione disneyana di Ai confini della realtà. Arrivati a questo punto non mi resta che invitarvi a iscrivervi al canale e attivare la campanella per ricevere notifiche su tutti i nuovi video caricati. Saluti tutti!